Allora, vediamo questa termoregolazione come funziona in pratica. Questa è la caldaia, questa è la rotazione di mandata, questa è quella di ritorno, facciamo così, questa è la rotazione di mandata. L'acqua calda, questa è quella di ritorno, quella che parte al centro della cosa, l'acqua calda. Qui ci sono i termosifoni ai vari piani. Quindi l'acqua calda va su qua. E l'acqua di ritorno meno calda. Questo è un esempio con una valvola a 4 vie, o c'è anche quella a 3 vie. Quindi l'acqua ritorna. Qua in questo punto c'è la valvola a 4 vie. La valvola a 4 vie è fatta così. Valvola come si chiama? Miscelatrice. Cosa miscela? L'acqua immandata con quella di ritorno in proporzioni diverse. Facciamo ad esempio: fa un freddo della miseria, no, proprio alla temperatura più bassa. La valvola si mette così, non si mette mai in posizione estrema, poi questo dettaglio. Ma diciamo che l'acqua che esce dalla caldaia, che ne so, a 90 gradi, che ne so, 85 gradi, la manda nell'impianto. Quella di ritorno ritorna tutta in caldaia a scaldarsi, è come se non ci fosse in pratica. Man mano che la temperatura esterna un po' si abbassa, e che succede? La temperatura dell'acqua che va nei termosifoni, questa, si deve abbassare. Diminuisce. E allora vado, questa è l'acqua calda. 70% va nei termosifoni, 30% torna in caldaia. Quella di mandata, al contrario, 70% va in caldaia a scaldarsi. E 30% va su. La portata non viene mai alterata. In tuba la portata dell'acqua è sempre la stessa. Varia in proporzione diversa l'acqua di mandata con quella di ritorno. Naturalmente se la temperatura esterna continua a salire, fate conto che nell'arco di una giornata, no, le temperature variano in continuazione. A mattina presto va più freddo. A metà giornata la temperatura sale, la sera si riabbassa. E non è che possiamo con i termostati appresso queste variazioni, ci deve pensare un sistema automatico. Quindi man mano che le temperature oscillano, la valvola, miscelando l'acqua di mandato con quella di ritorno, vedi? La variabile del tubo è sempre lo stesso. Ah, esatto, la sezione del tubo è sempre la stessa. Praticamente se qui questa valvola si mette al centro, 50% di questo e 50% di questo, 50 e 50 in mandato e 50 e 50 in ritorno. Se questa si mette tutta così, il 100%, fate conto, fuori la temperatura arriva a 20 gradi, no? Questa che fa? Chiude. Tutta l'acqua della caldaia ritorna in caldo il 100%. Tutta quella di ritorno il 100% va su. La portata in litri al minuto è la stessa. Non c'è ancora l'acqua. Se chiude tutta quanta. Se chiude tutta quanta. L'acqua caldaia chi la fa circolare? L'acqua caldaia non circola, può stare pure ferma. Non c'è bisogno che circoli, non deve andare da nessuna parte. Il circolatore sta qua, come la sonda interna sta qua. Il circolatore, diciamo, sta sulla mandata, no? E quindi quella che deve circolare è l'acqua dell'impianto. Se la temperatura esterna si mantiene alta, l'acqua di ritorno si fa il primo giro, il secondo, il terzo, il quarto e ogni volta scende di temperatura. Mentre il risparmio dove sta? Sta qua. Perché l'acqua che rientra a temperatura alta e il bruciatore, il termostato, viene spento il bruciatore. Ecco il risparmio energetico. Però noi possiamo ottenere sul ritorno qualunque temperatura, anche 40 gradi. Perché l'acqua
continua a girare senza miscelarsi con questa dimandata. E quindi il risparmio energetico, le pause del bruciatore si allungano. E quindi, naturalmente, è quel diciamo, rapporto che ho fatto prima, no? Temperatura esterna, temperatura di mandata. Naturalmente questo rapporto, è come vi dicevo, dipende dal tipo di edificio. Perché questo palazzo qua, no? Un palazzo antico, con le mura spesse così, con le finestre molto grandi, un palazzo moderno tutto a vetri, e lì magari c'è una dispersione enorme, no? A meno che non siano state adottate tecniche che hanno dei costi, ma spesso il costruttore, no? Beh, se sono quei dettagli giustamente parte meno veloce, ma adesso perché per ogni edificio, per ogni negozio, per ogni locale vogliono la certificazione? Appunto, intanto è prendere atto anche del fregio in una certa misura. Tu ti compri una casa, stai in classe G, lo sai che andrà incontro a una spesa energetica rilevante, invece dice no, questa è in classe A, tu qui il prezzo sale, no? Il pregio, i materiali, la qualità, eccetera. Perché poi il discorso vale di bene fare quello d'estate. Certo. Perché una buona coibentazione anche d'estate ti impedisce, no? Chi sta all'attico? D'inverno, volete fare d'estate? Se sbagliate, ragazzi. Hai voluto l'attico? C'è una bella vista, la soffri. C'è una bella vista, però soffri pure. Non so se è un po' di caccia. Allora, ci siamo usati, ripeto, la legge la definisce in poche parole. Il calore da apportare agli ambienti da riscaldare deve essere regolato in funzione delle variazioni esterne di temperatura. Questo perché? Ma allora con un termostato non era la stessa cosa? Non era la stessa cosa. Perché il termostato recepisce la temperatura quando si è instaurata e reagisce con ritardo. Mentre la sonda esterna te lo rileva prima. Perché le mura hanno uno spessore, il calore per entrare ci mette un certo tempo. Tu devi aggiustare l'impianto prima, non dopo. Se no dopo con l'inerzia termica non gliela fai poi a mantenere le temperature. Quindi questo è uno dei tanti sistemi, poi c'è la valvola a tre vie, poi naturalmente ambiente per ambiente, che succede? Che se una spalanca le finestre, l'impianto che fa? Perde i parametri, no? In quei casi è bene avere la valvola termostatica poi sul termosifone, no? Perché allora quello è il sede locale che regola. Oppure, per esempio, l'impianto a termosifone possono dare delle prestazioni. Se invece avete dei fan coil, il fan coil ti consente di variare la temperatura ambiente per ambiente, perché questo ha dei ventilatori che variando il flusso di aria variano la quantità di calore che sottraggono al fan coil stesso, al ventil convettore in italiano, fan coil americano. Ah, gli americani hanno una tecnologia prevalente. Ma sono obbligatori in tutti i condomini queste valvole? Assolutamente. Quando l'impianto termico supera i 35 kW, ossia quando è una centrale termica, fino a 36 kW è obbligatoria la termoregolazione. Tu ce l'hai la centralina in centrale? Tu lo vai a vedere? Sì, però funziona, l'hanno montato su quella del ritorno. Intelligente quella. Su quella del ritorno? Che cosa? La sonda? Questa sì, questa valvola a 4 vie. Quando fa caldo fuori non si sente. No, no, quella è così. Le imposta a 70 gradi così sta. Ma forse c'ha il sensore di rigore. Ma che stai a dire? No, veramente? Perché quella sono delle abitazioni? Sono delle abitazioni? No, tutta la caldaia centrale. Non ho capito, ma sai che sta centrale termica serve a riscaldare delle abitazioni? Sì. O edifici, che ne so. Sono 128 appartamenti. Oh. E allora in caso dovete avere 20 gradi pure voi. Se fuori ci sono 15 gradi, il bruciatore non c'è cosa si spegne. Ma non funziona questa sonda che dice lei. Non funziona. Quindi in casa che fate? Sentite molto caldo quando. Le finestre aperte. Vabbè, avete impianto che non funziona. Avete stato buttando dei soldi. Infatti, contenti voi. Contenti tutti.
è stato qui. Tu vai giù e spegni la casata. No, l'hanno messa nuova, questa cosa, quasi 5.000 euro spesso. Non funziona, cazzo. Allora, so. Vabbè, sentite, se il sistema deve funzionare, poi ci potranno essere, come succede spessissimo. Poi l'hanno messo in funzione, buttava l'acqua sul tubo di sicurezza. Nel vaso di espansione, buttava l'acqua. No, fuori, perché quello sta fuori proprio sul tubo. Ah, ancora meglio, sì. Se svuotava l'impianto. Ma poi la ditta di gente, se volete, vi do qualche indirizzo. Chiamate qualcuno. Quello che sarà che vuole far causa all'amministratore, che lui dice sta a 15 gradi su. E c'ha ragione che vuole far causa. Gli viene aspettare sotto il contorno, perché se gli fa causa, mettergli in causa. Allora sentite, agli esami non servono molte cose, ci siamo. Dovete spiegare le finalità, quindi ricordatevi i parametri. I parametri sono questi: zona climatica, quindi in base alle temperature prevalenti dell'acqua della stagione invernale, no, sono stati impostati questi valori. Orari e periodo di accensione, e le temperature sono uguali per tutti, 20 gradi più 2, perché è la temperatura, diciamo, di benessere, no? Quindi è chiaro che se stai in un paese molto freddo, ci vorrà una quantità di calore maggiore per mantenere questi 20 gradi. E stai in una zona calda con temperature esterne miti, è chiaro che, insomma, a quel punto le pompe di calore vanno alla grande, quando gli sbalzi termici non sono eccessivi, perché poi bisogna considerare pure questo. Il sistema c'entra la linea di evaporazione, due sonde, c'è anche il sistema a tre sonde, vabbè, lasciamo una esterna sul lato nord dell'edificio, deve rilevare la temperatura esterna più bassa all'esterno dell'edificio, quindi il lato nord non è esposta ai raggi del sole, a due terzi dell'altezza. Sonda interna sulla mandata, proprio deve controllare la temperatura dell'acqua che va nei termosifoni. Le due sonde vanno a disegnare la centralina. La centralina recepisce i due segnali. Ripeto, i centrali che vendono a Roma sono già tarate per la temperatura di progetto di Roma, per la più bassa temperatura che normalmente, diciamo, però ne pare 0 gradi, anche se qualche volta va sopra. Se andate in zona dove compravano gioco di avvicinamento, se la porta a fare malata, la devi rimettere. Questa curva diagrammatica, l'inclinazione di questa curva, mi dà i valori di quei rapporti, temperatura esterna di mandata. Ci siamo. Quindi la centralina va impostata, poi quando va installata, va tarato sull'edificio, perché due centrali identiche, no? Questo palazzo qua e quello a fianco. Se quello è coinventato meglio, la curva deve essere un pochettino modificata. E io non la posso montare con me, se no poi non avrò delle risultanze precise. Bisogna averci un po' di tempo. Poi che succede? Che spesso le ditte, o per incompetenza, o per mancanza di attrezzatura, o perché quello gli ha detto il suo lavoro lo stai a fare 3 lire e quello già. Cioè, prima ce ne andiamo, e meglio è, e allora a me piazza la centralina, arriva lei, ci può dare che tu chiamerai qualcuno che ti mette a posto. Siamo. Quindi spesso, ma la centralina, tra l'altro queste, non è che sono uscite a seguito della legge, ne sono sempre esistite. Negli impianti di pregio, chi si costruiva e si faceva, si era già messo quella termoregolazione. Quindi questa qui la regola, poi che ne so. La sera l'impianto deve essere spento alle 22, però tu vai qui, modifichi l'orario, stasera abbiamo una festa, stasera notte di Natale, e modifichi. Poi senti una pepera un po' freddo, senza stare alla centralina, invece di 20 gradi vai e ne metti 24, quando non era, ripeto, regolamentato. Cioè, perché quindi, la spostava. Sì, sì, ma il proprietario di casa andava lì, cioè, stasera è sempre l'altro, alzava la temperatura. Potete regolare, no? Entro un certo range. Sì, sì, aumentato di minimo. Aumentato, meno di cambiare l'orario, ma cioè la centralina, ripeto, non è che è nata per la legge 10. Questo era un sistema di gestione dell'impianto termico in maniera razionale e abbastanza, diciamo, funzionale. Poi naturalmente chi la installa, la devi installare mantenendo i valori di la legge. Certo. 20 gradi più 2. Devi mettere gli orari di notte, se la potete accesa devi mettere temperatura regolata sul chiamato regime attenuato, no? Sui 16 gradi. Ah, la centralina il suo lavoro lo fa, però deve essere installata, no? Deve essere tarata sull'edificio. Il discorso è questo: un palazzo è un altro palazzo, non è la stessa cosa. Ah, ora ci funziona il giorno, guarda qua. Pure aspetti il telefonato. Pure aspetti il telefonato. Il sistema è